Buona domenica, ben ritrovati sempre su TGCOM 24. Questa domenica è con noi il Cardinal Francesco Montenegro, Arcivescovo Emerito di Agrigento, membro del Dicastero per lo Sviluppo Umano Integrale. Grazie per aver accettato. Grazie a voi per l'invito. Grazie. Oggi si celebra la Giornata Mondiale dei Migranti e dei Rifugiati. Il Papa ha voluto istituire questa giornata mondiale per tenere un faro acceso su questo fenomeno che purtroppo continua a dare problemi. Sì, noi lo viviamo soltanto come problema, non sappiamo vedere l'altro aspetto positivo, ma è già positivo il fatto che il Papa nel titolo del messaggio parli di futuro. Noi quando affrontiamo questo problema parliamo al passato e piangiamo un presente che ci sembra che vada decadendo. Il Papa dice di una possibilità di futuro anche grazie ai migranti, per cui vuol dire che non sono soltanto un problema, ma sono anche una possibilità, una ricchezza. Nonostante gli sforzi, però, vediamo che i migranti continuano a soffrire, soprattutto gli sbarchi continuano. Lampedusa negli scorsi mesi è stata presa d'assalto, diciamo così, da queste barche che arrivano con gente piena di speranza. Sì, nonostante gli sforzi, che forse sono fatti la maggior parte in maniera sbagliata, perché anziché aiutare a che il problema, non dico si risolva perché non è di facile soluzione e continuerà, ma perché trovo una soluzione che permetta una sistemazione loro migliore e nostra più accogliente, questi sforzi sono fatti più al negativo. Noi ormai abbiamo trasformato il valore della parola sicurezza. Per noi sicurezza è paura. E allora se ho paura devo bloccare tutto. La sicurezza ci vuole, però non ci può essere futuro se non mi rendo conto che il mondo sta cambiando e che si spostino delle popolazioni significa che la storia del mondo sta cambiando sotto l'aspetto sociale, economico, religioso e quindi devo prendere atto di questo, non posso solo costruire muri. Il Papa dice queste persone vanno accolte, ma i paesi che li accolgono devono essere in grado di integrarli, altrimenti non serve a nulla. Sì, dobbiamo rivedere, io spesso ne parlo, il concetto di integrazione. Integrazione non è che l'altro deve diventare come me, questo non si chiama integrazione. Integrazione è vedere io e l'altro cosa abbiamo in comune, per condividerlo e cercare le possibilità future. Però il Papa questa volta dà una chiave di lettura diversa e il passo in più che fa non parla soltanto di accoglienza, perché nell'accoglienza ci potrebbe essere sempre l'atteggiamento del più forte che accoglie il più debole e quindi crea dipendenza. Il Papa addirittura parla, ci vuole fraternità. Allora devo abituarmi a vedere l'altro, anche se di colore di pelle diverso, di vedere l'altro come un possibile fratello. E se sono credente è il Vangelo che mi assicura che ho un fratello. E allora è là che devo inventarmi e crearmi un modo per poter vivere con lui. È possibile che sia solo un problema di colore della pelle? Perché abbiamo visto che con tanti rifugiati all'Ucraina c'è stata una spinta fortissima di solidarietà. Quando arrivano però altri profughi dall'Africa che hanno il colore della pelle diverso, magari inizia la paura, inizia... Ma i fattori non credo che sia il colore della pelle, è la paura dell'altro. La paura dell'altro che mi ricorda che se l'altro è nella povertà pur vivendo in una terra ricca, io ho delle responsabilità. L'altro sta venendo a chiedermi gli interessi di quello che io, in maniera anche criminale, ho tolto loro. Soltanto se li incontro, l'altro mi mette in discussione. Preferisco zippare e girare il programma dall'altra parte e quindi ridurre la figura ed eliminarla. L'uomo di colore mi ricorda la povertà e dove c'è povertà c'è sempre egoismo. Allora mi ricorda che probabilmente certi atteggiamenti del mondo occidentale che credeva e senz'altro ha inventato il diritto romano, ha creato una civiltà. La storia di adesso ci dice che non c'è una civiltà, ci sono tante civiltà che si incrociano e che il diritto romano è un diritto che interessa poi tutti gli uomini,
perché anche loro hanno bisogno di essere riconosciuti nei loro diritti, hanno voglia di vivere. La povertà, le guerre, le persecuzioni, il clima li porta via, come noi. Io vengo dall'estremo sud, nell'Agrigentino ci sono più di 156.000 migranti su una provincia di 450-60.000. Ecco, è gente che è dovuta andare via per vivere. In tutto questo ho sentito anche alcuni cardinali africani che dicono forse sarebbe importante che si creassero le condizioni per aiutare i giovani africani a rimanere in Africa. Probabilmente un difetto che abbiamo in questa storia è quello di non parlare con loro. Arrivano, uso un termine brutto ma per intenderci, dei prodotti che io rifiuto o cerco di consumare alla meglio. Però non conosco né la storia né l'origine di questi prodotti. Anche noi come Chiesa abbiamo bisogno di dialogare di più per sapere chi sono, quali sono i loro problemi e investire perché loro restino lì. In questo qualcosa lo fanno le missioni, i missionari riescono a creare. Però se ci fosse il mondo occidentale che insieme, se ci fosse una Chiesa che insieme guarda da quel lato e cerca di dare le risposte, credo che il futuro ci farebbe meno paura. Il Papa poi richiama sempre l'attenzione su questi lager che vengono creati. Lui parla della Libia, parla spesso della Libia, dove queste persone vengono messe lì e praticamente smettono di vivere. Smettono di vivere, vengono torturati, devono lavorare, hanno paura di tornare in Libia, per questo loro dice noi rischiamo e tentiamo, facciamo di tutto per arrivare da voi, però non rimandateci in Libia perché la sarebbe la nostra morte. E non hanno torto, perché tante volte i barconi vengono sparati e gente viene uccisa per quel motivo di sicurezza di cui si parlava prima. E qua c'è una responsabilità comune di tutti. Un'Europa che messa insieme, preoccupandosi di fermare, uccide. L'Italia spesso viene lasciata da sola in questo. Viene lasciata da solo, ma l'Italia deve fare anche il gioco dell'Europa. Mentre è strano che prima, se io lasciavo un uomo in mare morire, era un reato. Oggi, se vado a salvarlo, faccio un reato. Si è cambiata, è come la cotoletta che si deve rigirare. E qua vuol dire che qualcosa non funziona. Ecco, l'ultima cosa, sempre sul tema dei migranti, la Chiesa che contributo sta cercando di dare e soprattutto che riflessione vuole innescare? Ma non è una riflessione che vuole iniziare, perché per esempio Papa Francesco ha iniziato un viaggio a Lampedusa che ancora deve concludere. Però ci ha dato delle domande, Adamo dove sei? Al posto di Adamo ognuno mette il suo nome. Ci ha detto chi è che piange per questi morti? Noi, in una maniera finta, ci meravigliamo che succedano i naufragi, ma ora starà succedendo un naufragio, domani ce ne sarà un altro. È inutile che mi meraviglio, già lo so. Ecco, allora dobbiamo farci verità e dirci la verità e cercare, poggiandoci su questa verità, a incominciare a trovare soluzioni diverse. Io, l'Europa non credo che stia dando prova di grande unità. Io sono stato al Consiglio europeo ospite del Presidente e lui diceva ma al centro dell'Europa c'è il denaro, questo alcuni anni fa, non c'è l'uomo. E quindi l'uomo conta meno del denaro. Se muore, pazienza. E prima che 28 stati si mettano d'accordo ci vorranno degli anni e lo stiamo vedendo. Ma intanto gli uomini muoiono. Il Mediterraneo è diventato il cimitero più grande liquido, è il continente liquido più grande, 60.000 morti si parla. E quindi è una storia che ci gratta e dobbiamo avere il coraggio di trovare delle soluzioni. Si dice che nel 2050 saremo 7-10 milioni di popolazione in meno italiana. Per poter andare avanti dovremmo chiedere a loro. Per cui i problemi che adesso pensiamo di risolvere eliminandoli, domani li dovremo affrontare chiamandoli. Si dice che tra 20 anni la popolazione giovanile più grande sarà più numerosa, sarà quella africana, poi l'asiatica e poi l'europea. Io, però è la convinzione di un uomo, non c'entro niente l'essere cardinale o altro, io ho paura che l'Europa abbia paura dell'Africa. Si ricorda quando consideravamo
la Cina, l'India, dei poveracci. Io oggi sono in prima fila nel mondo della tecnica. Se l'Africa dovesse risvegliarsi, quel continente nuovo oscurerebbe il continente vecchio. E allora preferiamo continuare a giocare così, con le maschere. Grazie al Cardinale Francesco Montenegro, arcivescovo emerito di Agrigento. Grazie per essere stato con noi. E noi ci vediamo come sempre la domenica, sempre su TGCom24.